Buonasera a tutti e benvenuti a Caccia News, il settimanale di informazione curato e gestito da Associazione Cacciatori Lombardi. Dopo alcune settimane di nostra assenza su questo canale, siamo tornati, finita la campagna elettorale, per tornare a parlare di caccia, ovviamente, e quest'oggi in particolare parleremo una parentesi sulle elezioni europee e sulle elezioni amministrative che si sono concluse ormai da poche ore. Come sempre, per l'analisi post voto è con noi il nostro presidente regionale di Associazione Cacciatori Lombardi, il dottore Eugenio Casella, che con lui andremo a analizzare un po' gli esiti di questo voto. Buongiorno Eugenio, grazie per essere con noi. Elezioni europee, insomma, c'è una nuova tendenza in Europa, insomma, le cose si stanno un po' ribaltando. La destra sta iniziando, insomma, ha cominciato il suo percorso di rivincita sull'Europa. Cosa ne pensi su questo voto? Ciao Nicolò, grazie per l'occasione di poter commentare queste elezioni che sono importantissime per quanto riguarda a livello europeo, ma anche quanto riguarda a livello amministrativo. Innanzitutto vorrei farti i complimenti perché come coordinatore di zona di Fratelli d'Italia, dalla Val Trompia, abbiamo avuto importantissimi risultati storici, cioè abbiamo strappato il consenso alla sinistra a paesi come Sarezzo e come Gardone Val Trompia, che erano, penso, dal dopoguerra un feudo imbattibile. Quindi complimenti perché questi due risultati, a parte Lumezzane, a parte Marche, ma comunque è stato un lavoro stupendo quello che hai fatto. Tornando alle europee, sicuramente il vento sta cambiando, purtroppo sta cambiando troppo piano per quanto mi riguarda. Sai benissimo che l'assetto politico purtroppo in Europa cambierà di poco. Qualcosa dovranno fare perché hanno visto la svolta e quindi qualcosa dovranno fare. Però qua nel breve penso che l'assetto sia ancora quello dei popolari socialisti liberali. Adesso poi vedremo Giorgia Meloni cosa farà, se voterà Ursula o meno. Insomma, vediamo. L'importante appunto è che, come abbiamo detto mille volte, ormai le legislazioni più che in Italia si fanno in Europa e quindi le leggi si fanno in Europa e quindi bisogna tenerne conto. A me dispiace tantissimo l'altissimo tasso di astensionismo che sinceramente non lo capisco. Perché dicono a me la politica non interessa, va bene, a te la politica non interessa, però è la politica che si interessa di te. Comunque tu la pensi. E secondo me il leitmotiv di tanti partiti è proprio quello di spassionare le persone proprio per dissuaderle ad andare a votare. E questo invece noi dobbiamo cambiarlo. La gente deve esprimere la propria volontà e stavolta l'ha fatta ricollegandoci al nostro ambiente, l'ha fatta anche in maniera molto visibile per quanto riguarda la questione venatoria. Hai visto che tantissimi eletti sono stati appunto sostenuti dal mondo venatorio, sono stati, a parte la questione delle indicazioni della cabina di regia, che tu lo sai benissimo come la penso io non sono mai stato d'accordo su queste frittate politiche, cioè che mi dicono che va bene da Fratelli d'Italia al PD e Azione, cioè queste cose io non le comprendo. Comunque altre associazioni hanno appoggiato direttamente dei candidati che sono stati eletti, proprio riconducibili al mondo venatorio, quindi va benissimo.
Per quanto ci riguarda, il nostro input, diciamo, a livello provinciale era stato, interprovinciale era stato proprio, diciamo, una triade che, guarda caso, sono stati eletti tutti e tre. Avevamo indicato Mario Mantovani, Paolo Salvini e Maria Teresa Vivaldini e, guarda caso, tutti e tre sono stati eletti, quindi diciamo che di nuovo l'Associazione Cacciatori Lombardi, che più volte è stata citata addirittura anche dal Fatto Quotidiano a livello nazionale, no? Come sempre incide nel mondo politico e incide in maniera positiva, perché chi viene e fa degli accordi con noi. Non diciamo il 100% perché non esiste il 100%, ma la maggior parte dei casi ha un risultato sempre positivo. E quindi non posso essere che soddisfatto, non posso. L'unico pecca è che purtroppo, diciamo, l'assetto europeo non cambia e dovremo soffrire ancora un po', anche se secondo me adesso gli indirizzi politici dovranno cambiare. Secondo me, se il Parlamento europeo tralascerà, diciamo, la deriva verde, composta dai verdi europei, e a sostegno magari passerà la Meloni o addirittura anche la Le Pen, sicuramente qualcosa dovrà cambiare negli indirizzi green di questa Europa che tanto male ci ha fatto e che ci farà. Se non, appunto, cambierà questo andazzo. Quindi non posso essere che soddisfatto, Nicolò. Bene Eugenio, sicuramente dei risultati molto positivi a livello europeo. La domanda che ti faccio è: questo sicuramente una riconferma per gli assetti del governo, riconferma del governo, riconferma nella fiducia anche del governo regionale. Può essere questo esito lo sprint, la motivazione per andare avanti con ancora maggiore determinazione sugli obiettivi che ci eravamo posti, soprattutto quelli in Regione Lombardia che sposano le nostre cause? Assolutamente sì, adesso è il momento, se prima, diciamo l'anno scorso erano appena stati eletti, adesso quest'anno c'erano le elezioni europee, quindi bisognava stare tranquilli e moderati, adesso diciamo la destra deve far vedere che fa cose di destra, quindi favorevoli al nostro mondo, favorevoli al mondo dell'industria, favorevoli al mondo dell'agricoltura, ma deve dare un segnale ben preciso, perché altrimenti, cioè, se governa come ha governato Draghi, sinceramente, potevamo anche far senza sbatterci in questa maniera. Ci siamo sbattuti proprio perché vogliamo vedere un cambiamento sostanziale, ma un cambiamento anche nel nostro modo di vita, che a prescindere dall'attività venatoria, quando vediamo che ormai la proprietà privata non è più tutelata, non è più tutelata, è caduto quel patto sociale che in pratica ha sempre sostenuto la nostra democrazia, la nostra Costituzione. Cioè, ormai assistiamo veramente a delle cose che non vanno bene, perché tu, come sai, mi insegni e tanti di noi e di voi ascoltatori che ci ascoltate, sapete quando magari subiamo un furto, subiamo una rapina o qualcosa del genere nelle nostre case, 99 su 100 i carabinieri o la polizia non ha tempo per venire a fare i sopralluoghi. E questo, secondo me, è una cosa. Poi assistiamo anche a delle sentenze in cui vengono assolti coloro i quali vengono magari sorpresi a rubare o a rapinare persone perché sono in stato di necessità, e quindi tu mi insegni che decade tutto il patto sociale che è su cui è basata la nostra Costituzione, la nostra democrazia. Queste cose, purtroppo, pian piano sono state svuotate, sono state. E appunto noi dobbiamo invece riportarle, dobbiamo. Questo è il compito di noi cacciatori, di noi cittadini,
dobbiamo riportare al centro l'uomo e non gli animali, perché come dicevo un attimo fa, se tu subisci un furto nella tua casa, nella tua abitazione, non vengono. Se tu dici che il tuo vicino ha dato, so, un calcio a un cane o un gatto, interviene l'esercito, con gli elicotteri, i droni e tutto. Quindi queste cose devono cambiare, questa deriva animal-ambientalista che pone al centro gli animali e non l'uomo normale, diciamo, non va bene. Noi abbiamo il dovere di riportare al centro la persona. E questo è il compito sicuramente di una destra moderna e democratica come è appunto la nostra, il nostro Presidente del Consiglio. Grazie mille Eugenio per la tua analisi del voto. Sicuramente ora torneremo regolarmente in onda fino, diciamo, a fine luglio saremo in vostra compagnia e vi ringraziamo per averci seguito. Siamo in chiusura. Vi ricordiamo appunto, come sempre, i nostri canali social, Facebook, Instagram, l'indirizzo mail qualora doveste avere bisogno di noi. Vi ringraziamo per averci seguito. A tutti voi una buona serata ed una buona continuazione. Facciamo fare al sindaco. No, Sì. fate No, no. tu, è tuo, eh. No, 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 lo fa il sindaco facciamo insieme, insieme a facciamo insieme. Floriano. Dai. A me. Tocchiamo il nastro, pronti? 3, 2, 1. Via. Ok. È inaugurata la 69esima stagione Grazie, delle grazie Terme di Vaglio. Grazie a tutti gli ospiti, mille. grazie alla mia sindaco. Signore e signori, buonasera, benvenuti. Grazie davvero per la vostra presenza, per aver aderito all'invito. Siamo ospiti e siamo altri ospiti perché oggi è l'Open Day delle Terme di Vaglio 2024. Quindi, oltre ai gentili invitati, ci sono altre persone che hanno raccolto l'invito sui giornali, sui social, di venire a vedere, a visitare le Terme di Vaglio. E per queste persone, magari che non mi conoscono, mi presento, mi chiamo Sergio Berardi, sono l'amministratore unico di Fonti di Vaglio. Fonti di Vaglio è la società di Vaglio che gestisce le terme dove ci troviamo, l'imbottigliamento dell'acqua Castello
e una parte hospitality che è qui 100 metri sopra, nella contrada di Sopranico, che è la parte dove abbiamo appunto camere e mini appartamenti dove accogliamo i turisti, per chi è la prima volta che viene a Vaglio. Oggi è un giorno importante perché siamo abituati noi vagliesi a far festa, e quindi ogni anno tradizionalmente quando si aprivano le terme si faceva una festa, si chiamava Festa dei Fiori allora, e io ho ricominciato a rifare queste feste dopo la ristrutturazione dell'anno 2012 e le facciamo più o meno tutti gli anni. Quest'anno è dedicato in particolare ai distributori dell'Acqua Castello di Vaglio. Perché? Perché ci prepariamo al 70° dell'Acqua Castello, che sarà l'anno prossimo. Il 20 aprile del 1955 il Ministero della Salute ha decretato che l'acqua di Vaglio, l'acqua Castello di Vaglio, era non solo un'acqua minerale naturale ma anche un farmaco. E a me piace soprattutto incontrare la gente, perché è bello fare i webinar che tutti abbiamo imparato a usare, a fare le lezioni in internet, però per me non è tanto bello perché non vedo la gente e mi piace incontrare la gente e parlare con la gente. Tra l'altro oggi è anche un giorno di elezioni e quindi colgo l'occasione con molta emozione di ringraziare pubblicamente il sindaco Roberta Ferrandi, che non è solo un'amica ma oggi è qui in veste di sindaco di Vaglio Terme. È stata il primo sindaco donna del comune di Vaglio Terme, accettando un gravoso carico passatogli dall'amico Floriano, che è l'ex sindaco di Vaglio Terme, oggi consigliere regionale di Regione Lombardia. E quindi noi come vagliesi non abbiamo solo il vanto di avere un paese che si chiama Vaglio Terme, un'acqua buonissima, ma abbiamo anche il vanto di avere un consigliere Vaglio Terme espresso, esprime un consigliere regionale, per il quale chiedo un applauso, il mio amico Floriano Massardi. Perché nonostante dei problemi di salute difficili che ha dovuto affrontare, solo per spirito di amicizia ha accettato l'invito, perché diciamo con Floriano sono più tranquillo quando faccio le inaugurazioni, quindi magari se poi ci vuole salutare volentieri. Non parlerà invece il sindaco Roberta perché gli ho promesso che mi beccavo i suoi 10 minuti, però vorrei che si alzasse in piedi perché una donna sindaco di Vaglio è stata... È stata lei da martedì, o da quando non sarà più sindaco perché non si è candidata per questa amministrazione, però non escludo che in futuro magari Roby potremo riabbracciarti come sindaco di Vaglio quando potrai. Quindi davvero un ringraziamento a loro due che hanno fatto tanto per Vaglio, e questo è molto bello perché abbiamo visto anche, ci sono due liste in lizza e ci sono dei giovani che si sono proposti, e quindi insomma come il sottoscritto che ha fatto 3 mandati come assessore al Comune di Vaglio Terme, diciamo che la buona abitudine di impegnarsi per un paese piccolo come il nostro, ma con così tante qualità e con così tante diciamo bellezze naturali, per noi, per me, ma penso interpretare anche il loro pensiero, è una grande soddisfazione. Quindi avervi qui è sempre un'emozione, ripeto, cerchiamo di invitare a seconda degli anni diverse persone proprio per consentire al massimo di far conoscere questa piccola ma bellissima realtà. E, cosa dire? Ci ho pensato tanto stanotte quale discorso fare per i miei amici, soprattutto quelli che sono venuti oggi per la prima volta a Vaglio. E allora mi piaceva dire, per esempio, che Vaglio, le sue acque, le sue terme, hanno una storia meravigliosa. Una storia meravigliosa che parte, come dicevo, dal 1985. E prima di farvi vedere un po' come è nata questa stazione, come è nata questa idea, vi dico 2 o 3 cose che sono successe negli ultimi giorni a seguito di alcune conferenze che ho tenuto. Una delle ragioni per cui ho voluto questa festa dal vivo
è che le persone, la gente comune, che siamo noi, non sa più che cosa sono le cure termali e non sa più cos'è uno stabilimento termale. E questo per un professionista come me, che è nato qui e da 30 anni presta l'opera per uno stabilimento termale, è abbastanza triste e amareggiante. Per il nostro professor Gatti, il dottor Gatti, e il nostro direttore sanitario, che saluto, non lo dimentico, però è bello che sia qui perché anche lui ha avuto l'anno scorso qualche problema di salute e lui stesso mi diceva: non sapevo, Sergio, se tornavo. Invece, per fortuna, le cure sono andate bene e quindi chiederei un applauso al dottor Gatti, che è che è da quest'anno ben 27 anni che collabora con noi, e da oltre 25 anche il direttore sanitario di questa struttura. Quindi vedete che noi abbracciamo sempre nuovi amici, nuovi professionisti, ma poi si vede o perché ci vogliono bene o perché gli piace il posto, vanno avanti nel tempo. E quindi dicevo, perché la gente non sa più che cosa sono le cure termali? Non per colpa della gente, ma perché noi oggi siamo abituati a ascoltare quasi sempre la pubblicità, e solo la pubblicità. E questo è abbastanza normale, perché un periodo della mia vita, nel 90, ho vissuto negli Stati Uniti, in California, e un po' anche studiato, oltre che essermi divertito un po', anche studiato a Stanford, e dicevano: Mr. Berardi, non è importante la qualità del prodotto. Ma perché io dicevo, noi abbiamo una buona acqua, e portavo il mio case history, il mio caso di studio dell'acqua di vaglio del paese, dicevo, ma non è importante, questo doesn't matter, non interessa. Interessa che sia ben pubblicizzato, ben promozionato, che abbia un buon marketing, che sia esaltato il brand. E io ero abbastanza un po' così confuso, perché invece ero venuto alla scuola di mio padre, che diceva: importante è che noi facciamo sapere a tutti la qualità dell'acqua di vaglio, perché è un farmaco e noi serviamo a tutti gli ospedali. Quindi, essendo cresciuto con questa cultura, il nostro interesse era far sapere che c'è un'acqua buona, curativa, e quindi si spingeva sulla qualità del prodotto, ma non eravamo abituati a fare pubblicità, perché erroneamente mio padre diceva: la pubblicità se la fa da sola l'acqua, attraverso il fatto che i consumatori la utilizzano. Peccato che non aveva ragione mio padre, non avevo ragione nemmeno io, perché oggi siamo in un mercato dove il consumatore sceglie l'acqua minerale o quella che costa di meno o quella più pubblicizzata. Quella che è in mezzo, che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, se non è conosciuta, non è assolutamente comprata. E questi sono dei piccoli dati statistici che vi faccio. E allora io dicevo, beh, allora è mio compito promuovere l'acqua anche attraverso pubblicità, ma chiaramente Fonti di Vaglio non è la Nestlé, non è il gruppo San Benedetto. Quindi capite che già si profilava, con l'avvento della plastica e con l'avvento della pubblicità anche in Italia, il fatto, per esempio, che le acque in vetro, che erano sane, salutiste, col vuoto a rendere, con un patrimonio di distributori a domicilio molto importanti, passavano in secondo piano, perché poi l'acqua si vendeva al supermercato e non interessava più la qualità dell'acqua, ma soprattutto interessava che fosse in plastica, perché così è più comoda, ma soprattutto che fosse ben pubblicizzato, costasse poco. Questo aspetto storico-culturale ha fatto sì che si perdesse via via prima la percezione di un'acqua minerale naturale e poi la percezione di un'acqua minerale curativa come l'acqua Castello di Vaglio. La filiera era: parte l'acqua dalla sorgente, Fonti di Vaglio la imbottiglia, viene consegnata ai distributori e viene consegnata ai consumatori oppure ai piccoli negozietti. Poi chiaramente il mondo va avanti, la distribuzione cambia e via via i negozi hanno cominciato a chiudere e i distributori, che fanno un servizio molto importante, e a cominciare a soffrire questa concorrenza, diciamo, esagerata, a volte anche sleale, della grande distribuzione. E allora io oggi voglio richiamare questo aspetto, perché pensate, per esempio, se durante il Covid non ci fossero stati a Vaglio i piccoli negozi di prossimità che hanno dato i viveri e gli alimentari a tutta la comunità.
Pensate se non ci fossero stati i distributori a domicilio che, rischiando la pelle, hanno continuato comunque tutti i giorni, nonostante il lockdown, a consegnare. Ed è per questo che simbolicamente voglio dedicare la giornata a loro e per loro chiedo un applauso, perché sono tanti in sala. Perché spesso le cose che diamo per scontate sono le cose che non apprezziamo. E davamo per scontato che ci fossero i distributori, ma se noi non gli diamo un po' di fiducia, anche loro faticano. Ma se non ci sono i distributori, non c'è neanche la fonte di vaglio, perché noi non consegniamo direttamente. E quindi individuare e riconoscere il servizio che queste persone fanno, perché spesso è sottostimato e sottovalutato, e a volte c'è bisogno che qualcuno lo ricordi. E a me piace ricordare questa cosa, come mi piace ricordare gli amici dei piccoli negozietti, perché spesso dovete sapere che io sono anche involontariamente, diciamo, eletto vicepresidente di Confindustria del settore agroalimentare. Quindi vedete che abbiamo delle persone importanti a livello regionale, a livello comunale, e un rappresentante di Confindustria ce l'abbiamo da Vaglio a Brescia. E sempre di più anche Confindustria riconosce l'importanza strategica delle piccole aziende, e oggi invece questo sembra davvero superato. Allora, per chiudere un po' il mio discorso e per non dilungarmi, io ripeto, non li preparo, vado a braccio, vi dico, mi piace riconoscere oggi attraverso di voi e attraverso il vostro aiuto il fatto, per esempio, che esiste un'acqua minerale naturale a Vaglio che si chiama Castello, che non è di proprietà della famiglia Berardi, perché spesso quando mi presento mi dico, questo è il mio amico dottor Berardi, il padrone, ma io non sono padrone di niente, perché l'acqua è un bene pubblico ed è data in concessione perché sia valorizzata e sia commercializzata, ma non è di mia proprietà, non è di proprietà di Fontivaglio. Fontivaglio sono proprietarie di questa bella struttura, dei muri, dell'imbottigliamento, ma l'acqua è pubblica e l'acqua minerale, secondo me, deve restare pubblica. Poi a volte viene data ai privati, in passato era data anche a alcune aziende pubbliche, però c'era un problema, che le aziende pubbliche degli imbottigliamenti fallivano, facevano dei buchi tremendi, e quindi si è pensato di darle ai privati, che quantomeno se Fontivaglio perde, perdo io e io pago le perdite, e non le deve pagare il Comune Vaglio Terme, perché questo sennò sarebbe molto grave. Quindi sappiate almeno però che l'acqua minerale naturale è di proprietà pubblica. E poi perché non si conoscono più le cure? E questo è un dolore fortissimo sia per me che per il mio amico dottor Gatti, che è stato illustre primario all'ospedale Sant'Anna. E perché non si conoscono le cure? Perché anche qui il marketing, la pubblicità, cosa ha fatto? Ha deviato la parola terme. Io ho intervistato tantissime persone e dice, ma tu vai alle terme? Ah sì, adesso hanno aperto anche all'Arzaga QC Terme Garda. Peccato che questo sia un posto bellissimo, pensate che le mie amiche per il mio compleanno mi hanno regalato un weekend lì, perché dice vai a vedere le terme giuste come funzionano, no? Ed è un posto bellissimo, sono andato a visitarlo un mesetto fa, è peccato che non sono uno stabilimento termale, perché la legge dice che stabilimento termale è un luogo dove c'è un'acqua minerale naturale termale, a Vaglio c'è, è un luogo dove il Ministero, attraverso le ricerche scientifiche che la società ha fatto, ha riconosciuto che quell'acqua può avere delle proprietà terapeutiche preventive. E che cosa si fa, per esempio, a Vaglio, che sono un centro cure termale? Si viene a bere l'acqua, come gli amici che sono in fondo in sala sono venuti a provare, accettando l'invito, si viene a bere l'acqua e si viene a inalare l'acqua Castello, che sono due tipi di cure diverse, la cura idropinica e la cura inalatoria. Cure che, come vi dicevo, si possono fare con la ricetta del medico, ma la gente non lo sa. La gente comune oggi va alle terme, che non sono terme, che sono spa bellissime, contro le quali non ho nulla perché piacciono tantissimo anche a me. Si chiamano o spa, non società per azioni, ma salus per aquam, o centri benessere. Quindi cominciamo a dire cosa sono le terme e cosa sono i centri benessere. Ma questo non c'è, perché se voi chiedete alle vostre amiche e amici quando tornate a casa, vi diranno che sono state a San Pellegrino, ma a San Pellegrino non esistono le terme, sono consigliere regionale delle Terme Lombarde,
non esistono da 25 anni, sono chiuse, hanno riaperto lo stabilimento Liberty, l'albergo, e QC Terme, che è una grossa società di servizi e di centri benessere, gestisce anche San Pellegrino, gestisce Bormo, ed è una società dove sono bravissimi perché stanno facendo queste cose, ma non c'entra nulla con le cure. Le cure le facciamo a Vaglio, per dire Brescia, le facciamo a Sirmione, le facciamo a Boario, che sono tre eccellenti stabilimenti della provincia di Brescia. Purtroppo Angolo Terme ha chiuso, Home Franciacorta ha chiuso, siamo rimasti in tre, diciamo due e mezzo, perché noi siamo i più piccoli. Però dignitosamente esistiamo, e per questa ragione non ho voluto chiudere le terme, nonostante tutti gli inviti di tutti i miei consulenti economici che dicevano: ma chi ce lo fa fare di perdere tutti questi soldi con le terme? Me lo sono chiesto tante volte anch'io. Purtroppo, siccome vedo in sala tanti amici imprenditori, tanti distributori, ma anche altri imprenditori, chi ce lo fa fare? La passione. A volte si accetta di fare delle perdite per passione. E io le perdite... Io non sono chiaramente orgoglioso di fare perdite alle fonti di valore, perché vuol dire che, siccome sono l'amministratore, l'amministratore non è capace, perché deve fare gli utili per definizione. Ma accetto questa cosa da anni, perché abbiamo un valore, una potenzialità, una passione che prima o poi dovrà emergere. Magari non sarà Sergio Berardi, sarà chi viene dopo di me, ma sta di fatto che questa risorsa, che è pubblica, naturale, di Vaglio, deve restare di Vaglio e deve essere fatta emergere. Come si fa? Abbiamo fatto anche noi, anch'io, perché sono l'amministratore unico, il mea culpa, e cominciamo a pubblicizzare queste terme. Come? Soprattutto col passaparola. Vi dirò un'altra cosa: ho smesso di fare, pur avendo ottimi rapporti con la carta stampata. L'anno scorso abbiamo fatto un certo investimento di pubblicità, quest'anno lo faremo solo con le conferenze culturali sull'acqua, su tanti temi di cultura, ma sono sicuro che avremo un risultato migliore. Il primo lo è oggi. L'anno scorso c'era l'open day, sono entrate 30 persone, adesso sono entrate già più di 100 persone, quindi vedete che un piccolo successo attraverso il vostro passaparola l'abbiamo ottenuto. E io credo molto in questo, e credo che oggi le Terme di Vaglio devono essere il volano per la comunità, devono accettare anche di fare qualche perdita, perché sono il centro di pubblicità dell'acqua del Vaglio. Quindi c'è chi la pubblicità la fa sul giornale, chi la fa online. Noi cercheremo di migliorarci, siamo una buona squadra, però certamente nessuno potrà aiutarci come ci possono aiutare i nostri consumatori, i nostri distributori e chi rappresenta anche Vaglio, come Floriano, che tutte le volte che va in regione parla di Vaglio. Oltre a far arrivare cospicui contributi a Vaglio, parla di Vaglio, delle sue terme, della sua acqua, e quindi siamo qualcuno. Allora io vi ringrazio e mi stoppo, perché poi quando parte l'entusiasmo non mi fermo più, ma mi piacerebbe fare vedere soprattutto gli ospiti e gli invitati, che è la prima volta che sono qui, ho molti anni che volevano venire come alcuni distributori, però sono sempre presi dal lavoro, e oggi ho rivisto volentieri qualche distributore a Vaglio, o che non era mai distributore dell'acqua Castello, o che non era mai venuto, o che era molti anni che non veniva. E la storia, per non farvi spaventare, la riassumiamo in 10 minuti. Qualcuno che è un fedele delle aperture dirà: mamma Sergio, di nuovo la storia, perché tutti gli anni viene. Però devo dire anche che chi se l'è beccata già 7-8 volte, noi ogni anno mettiamo un pezzo nuovo, quindi un pezzo nuovo c'è per tutti. Per chi invece la prima volta che ha detto: madonna, non pensavo di trovare un posto così, faremo vedere che questo posto ha avuto un'evoluzione storica e culturale quasi incredibile. E dove è partito questo? Mi fai partire il filmato? È partito da una persona che si chiamava Albino Berardi e che era mio nonno, e che, signori, non era un esperto di acque, ma era un onesto commerciante di vino. Aveva una cantina a Prevalle, un paese qui vicino, limitrofo, e soffriva maledettamente di una cosa che si chiama calcolosi renale. Aveva delle coliche renali importanti e non riusciva a risolverle.
ed era andato un paio di anni a fare le cure a Fiuggi, perché già a metà degli anni 50 le terme di Fiuggi, le terme di Papa Bonifacio VIII, erano importanti. E va a Fiuggi, non riesce a risolvere il problema. Poi, viva Dio, lo sottolineo tre volte, viva, il suo medico condotto di allora, un certo dottor Porta di Prevalle, che cosa fa? Dice: ma signor Berardi, lei non è oriundo di Vaglio, perché la famiglia originaria era di Vaglio, della frazione Sopranico. Era nato a Vaglio mio nonno, ma non viveva a Vaglio. Aveva questa cantina. Lei deve andare a Vaglio a bere una certa acqua, perché i nobili di Brescia e i padri Piamartini, che è una congregazione bresciana devota al santo Giovanni Piamarta, che ebbe la vocazione qui in Vaglio, i padri Piamartini vanno a caricare le damigiane di quell'acqua che si chiama l'acqua delle Laf, l'acqua che lava, perché empiricamente i valigiani che bevevano da quella sorgente, che esisteva, non è stata scoperta, c'era questa sorgente che usciva dalla roccia e poi andava nel torrente Malorbio. Va, beve quell'acqua e, attenzione, dopo 6 giorni urina 2 calcoli di 7 e 9 mm e sta bene. Mio padre vendeva il vino, faceva il rappresentante del vino, vendeva il vino a un famoso professore farmacologo di Milano che si chiamava professor Bianchi Porro e che aveva la casa delle vacanze a Sirmione. E mio padre gli porta il vino e poi dice: ascolta, ma mio papà è guarito con quest'acqua, tu che sei professore non è che la puoi studiare? E da lì nel 53 cominciarono gli studi che per 2 anni, che finirono in 2 anni e che dimostravano le qualità preventive e terapeutiche dell'acqua che si chiamerà Castello di Vaglio, non più acqua delle Laf, perché a mio papà non piaceva il nome. E quindi questa località che vedete qui attorno si chiama Castello, anche perché grazie al consigliere Floriano Massardi è stato anche pubblicato un libro con studi dell'Università di Padova, Floriano, che dimostrava che a Vaglio c'era più di un castello. C'erano 3 castelli e uno era proprio a Sopranico. Quindi mio padre neanche lo sapeva, però diceva, l'hanno sempre chiamata località Castello, ma poi abbiamo scoperto dopo essere stata sede di un castello medievale. Quindi diventa acqua Castello di Vaglio e viene imbottigliata al 55. Poi vedete il 60, perché una cosa che tanti mi chiedono è: ma sono nate prima le terme o l'imbottigliamento? È nato prima l'imbottigliamento. Quel salone, quel capannoncino dove vi abbiamo dato il benvenuto, era l'imbottigliamento dell'acqua Castello di Vaglio negli anni 50, 55. Nel 60, vedete questo? Nel 60 sono state costruite le terme, perché la regione Lombardia chiese che quell'acqua non doveva essere venduta solo agli ospedali, ma anche doveva venire la gente a curarsi in loco. E quindi 5 anni dopo, quindi quest'anno sono 64 anni che esistono le terme di Vaglio, l'anno prossimo saranno 65 e 70 che esiste la Castello. Questo è un momento importante, abbiamo dei politici in sala, mio nonno, mio padre. Nel 76 abbiamo la comunità di Vaglio che chiede di cambiare nome al paese. Da Vaglio, il 4 aprile del 76, si chiamerà Vaglio Terme. Perché questa scelta? Perché questo consentiva, per esempio, che nei confronti della regione diventavamo paese turistico e potevamo mettere una area protetta molto significativa, perché quella che vedete attorno a voi e che visiterete è un'area protetta. Quindi vedete che anche la politica ha fatto il suo cambiando il nome al paese. Quella che vedete alle mie spalle, non potendovela mostrare oggi, è quella meraviglia naturale della sorgente Castello, che si trova qui a monte, circa 500 metri, in un bacino di roccia Dolomia principale, si chiama, e dentro lì mio padre e mio nonno fecero scavare la galleria da un minatore di sabbio chiese e captarono proprio la sorgiva pura all'interno della roccia, che verrà poi imbottigliata. Una caratteristica, amici dell'Acqua Castello, che da sempre fino ad oggi è imbottigliata solo in vetro. È per questo che va il plauso ai distributori, perché il vetro è un materiale inerte che non cede, non assorbe, è il miglior materiale in natura che garantisce gli alimenti, che sia acqua, vino, latte. Il vetro è un materiale inerte. Perché ve lo dico? Perché la plastica ha delle altre qualità, ma non è inerte.
ha delle micro cessioni, dei micro assorbimenti che voi anche da soli potete capire quando bevete l'acqua d'estate calda, che dite come sa di plastica, perché ci sono queste micro cessioni. E mio padre era talmente folle che, ascoltando pedissequamente quello che le disse questo farmacologo milanese: signor Berardi, lei però l'acqua la deve proteggere dalla luce, perché poi me la porta agli ospedali, le bottiglie originariamente erano bianche, la luce, sapete, fa modificare l'acqua, l'acqua fa fotosintesi, quindi si inventa un sacchetto di carta e lo fa coprire a una ventina di donne che lavoravano per noi, si metteva un sacchetto per uno e si chiudevano i sacchetti, era una cosa folle, ma a vaglio si faceva. Adesso una persona, che è la nostra capo stabilimento, produce 4.000 bottiglie ora insacchettate, una persona una linea, ma negli anni 50 erano 20 persone che mettevano i sacchetti. Se fosse così oggi, evidentemente costerebbe più del Franciacorta. Poi è nata, oltre alla cura idropinica, la terapia inalatoria. Fu una scommessa che feci con mio padre, che non era molto favorevole, perché all'epoca dottor Gatti, il nostro direttore sanitario, non voleva. Io feci degli studi sull'acqua Castello per essere inalata, ma non da solo, perché non avrei avuto la forza. Ho preso 2 o 3 stabilimenti termali con acque bicarbonate, ci siamo messi insieme, abbiamo fatto le ricerche e, udite udite, si è scoperto che le inalazioni vanno bene anche con l'acqua bicarbonata, quando tutti fino al giorno prima dicevano che potevano farsi le inalazioni solo esclusivamente con l'acqua sulfurea forte. La storia ci ha dato ragione, non è così. Naturalmente esistono acque sulfuree forti come quella di Sirmione, che sono uno stabilimento nostro amico che noi serviamo con l'acqua. Continuano a dire che noi siamo in concorrenza con Sirmione. Siamo talmente in concorrenza, a parte che loro sono 100 e noi uno, ma siamo tanto in concorrenza che siamo i fornitori ufficiali dell'acqua da bere di Terme di Sirmione, così come Terme di Trescore. Quindi l'orgoglio vagliese va a dire: pensate un po' che la nostra acqua termale va a fornire altri stabilimenti termali con altre acque, con altre caratteristiche che scelgono noi per la qualità dell'acqua Castello di Vaglio. Poi avete visto scorrere dietro di me che naturalmente non potevo fermarmi alla cura idropinica e alla cura inalatoria, perché quando parlavo io della cura idropinica e dicevo a queste, posso chiamarvi ragazze perché se ne è, a queste ragazze: ci viene a trovarmi alle Terme di Vaglio, quello dice: ma al massimo ci mando mia nonna, perché il concetto era: le terme vanno i vecchi, io sono giovane, sto bene, per quale ragione devo andare alle terme? Vedete che nello scorrere delle immagini siamo andati oltre la cura inalatoria, abbiamo aperto un centro eventi per convegni, matrimoni, che poi avrete modo di visitare. Abbiamo ristrutturato un borgo antico, che è quello di Sopranico, facendo il borgo La Sorgente. E ogni anno cercavamo di attaccare qualcosa, se no gli amici come Flavio, che viene da Verona, dice: Berardi, mi fai vedere sempre la solita... invece ci attacca un pezzettino, lui li ha visti tutti, lui e altri di voi, tutti questi pezzettini. Dopo il Covid c'era molta voglia di verde, dopo il Covid Vaglio è diventato ancora più importante, e i nostri amministratori lo sanno, e io ve lo dico, i giovani, le giovani coppie oggi vengono a abitare a Vaglio. Tornano a abitare a Vaglio. Noi abbiamo sempre avuto problemi dalla prima guerra mondiale in poi, che i nostri residenti andavano in Argentina, emigravano in Svizzera perché non c'era lavoro. Poi a Vaglio è venuto il benessere, però ce lo godevamo noi di Vaglio. Era difficile che una coppia giovane venisse a Vaglio. 2021, 22, 23, io personalmente ho venduto una casa a mio fratello la settimana scorsa, una coppia di medici dell'ospedale civile di Brescia che abitano a Monpiano, che non è una brutta zona, e dice: noi abbiamo visto, abbiamo scelto Vaglio perché vorremmo crescere i nostri figli lì, a Brescia non si respira più tanto bene, a Vaglio sono stati pubblicati i dati dell'aria, della qualità dell'aria. Vaglio, prima di essere conosciuto per le qualità dell'acqua, signori, era conosciuto per la qualità dell'aria, e i medici negli anni 50 mandavano qui i loro pazienti cardiopatici perché c'era un particolare brezza che sentirete se avete voglia di fare 3 gradini e vedere la pineta qui dietro, che c'è tutto l'anno. Quindi siamo ricchi di risorse, ricchi di buona volontà, ma io sono un po' come la sindaco Roberta Ferrandi, lavora H24 in silenzio, ma non si fa pubblicità, non lo dice,
lavora H24, per quello che poi dopo 5 anni non ce la fa più, perché lavora sempre. Io gli dicevo, lavora un po' di meno, che così vai avanti e Floriano è tranquillo. Invece a volte bisogna prendersi delle pause. Buongiorno e benvenuti alle Terme Castello di Vaglio. Io sono Maria Elena Martinico e sono la responsabile del centro. Siamo in questo ambiente che era l'ambiente dove insisteva il primo imbottigliamento dell'acqua. L'acqua che appunto viene imbottigliata a partire circa dalla fine degli anni 50 è un'acqua che viene scoperta dal dottor Albino Berardi, che era malato di calcolosi renale e quindi appunto per questo venne a Vaglio, lui che vendeva il vino, per curarsi con l'acqua, e guarì e rimase talmente colpito dalla guarigione da voler acquistare addirittura la proprietà, per cui acquistò la sorgente, che non era stata ancora studiata a quel tempo, e la fece studiare l'acqua, e quindi le virtù curative dell'acqua vennero riconosciute, e da allora appunto sono state portate le condotte fino a qui, che era l'antico imbottigliamento, e poi sono cominciate queste cure, le cure che sono cure idropiniche. Là vedete infatti le fontanelle dove viene erogata la cura idropinica, la cura che si effettua la mattina a digiuno in 12 giorni di terapia, e quindi le persone vengono qui, vengono sottoposte a una visita medica, possono accedere con la ricetta del medico curante, e quindi se soffrono di calcolosi renale o di problemi anche di dispepsia di origine gastrica, appunto, possono bere per 12 giorni l'acqua che viene appunto erogata a una temperatura di circa 30 gradi, una temperatura più alta della temperatura 30-35 gradi, più alta della temperatura corporea. Successivamente le persone che appunto hanno fatto questo tipo di cura, se vogliono possono anche procedere con la cura invece inalatoria. L'acqua infatti è stata anche utilizzata nel tempo per inalazioni, e quindi viene micronizzata e viene utilizzata per inalazioni, aerosol e docce micronizzate presso i nostri reparti. Quindi chi soffre ad esempio di raffreddori allergici o riniti può approfittare di questa acqua, che è veramente un'acqua particolare e curativa. La vediamo qui anche nella... Faccio vedere una cosa curiosa. L'acqua noi la incartiamo, è l'unica acqua al mondo incartata. Questa è la nostra bottiglia, diciamo così, non incartata. Ma negli anni 60, quando abbiamo cominciato con la produzione, l'acqua veniva imbottigliata in bottiglie bianche, e quindi per proteggerle dalla luce e dalla luce diretta del sole, il figlio del commendatore Albino, che si chiamava Miro, ha inventato questo sacchetto, e tuttora per motivi di marketing, posto che la bottiglia ormai è verde, quindi è sicura, comunque la incartiamo sia nel formato naturale che nel formato gasato. Ecco. Allora, noi siamo all'interno di un'area, di una concessione mineraria, è un bacino protetto di circa 50.000 metri quadrati. Quindi è vero che le persone qui vengono a fare le cure termali, però possono venire anche per rigenerarsi, per fare passeggiate. E infatti vengono qui spesso anche l'estate, gruppi che magari fanno meditazione o bagni di gong o fanno rebirthing o abbracciano gli alberi, gruppi di sciamani. E quindi abbiamo questa meravigliosa pineta dove piantumato un orto botanico, e si può scendere a visitarlo liberamente, ed è un percorso molto bello, è suggestivo, affascinante, è un circuito d'anello, quindi non ci si perde. E poi abbiamo vasti giardini, e adesso in questo periodo potete vedere anche la bellezza della fioritura dei nostri giardini, e abbiamo un centro congressi e un centro dove è anche Villa Berardi, dove vengono fatti anche matrimoni ed eventi, ecco. E questa è la consistenza del nostro complesso. E noi operiamo solamente il mattino, da lunedì al sabato. L'apertura è stagionale, quindi abbiamo aperto oggi l'inaugurazione, quindi a partire da domani, che è il 10 di giugno, fino al 19 di ottobre, noi staremo in apertura. Sono felice di avervi qui con noi, magari possiamo andare al reparto inalatorio e così la collega vi fa vedere come si erogano le cure inalatorie. Buongiorno. 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 Allora, si accede a questo reparto con l'impegnativa del medico. Noi possiamo fare inalazioni, aerosol e microdoccette. L'ASL passa inalazioni e aerosol, mentre le microdoccette sono fatte a pagamento. Se vi faccio accomodare, vi do. Facciamo queste cose, prego.
vi do queste biforcazioni per fare gli aerosol, mentre vi do queste che servono per fare le doccette. Prendete pure una bavaglietta a testa. Se le signore vogliono, abbiamo la cuffia per i capelli. Prendete pure dei tovagliolini. Adesso prende la cuffia. Certo. Vedete che le do una mano perché è un po' antipatica da aprire. Lei vuole la cuffia, signora? Vi faccio accomodare di qua. Prego. Allora, vi dicevo, per cominciare si schiaccia il tasto centrale e la macchina lavora per 10 minuti. Alla fine lampeggiano. La prima cosa che noi facciamo sono le inalazioni. Si sta a una distanza di 30 cm, esce il vapore e si respira con la bocca aperta. Questo bocchettone è regolabile, si può alzare e abbassare e si mette direzione bocca. Ok? A posto, quando siete pronti, questi dopo. Facciamo gli aerosol. Pausa. Adesso procediamo per fare gli aerosol. Allora, la biforcazione viene messa in questo tubo. Guardi che lo faccio io. Allora, con le punte girate verso l'alto. Ecco lei. Allora, anche questo dura 10 minuti, lo mettete nel naso. Adesso vi accendo la macchina, respirate dal naso. Dopo un paio di minuti che lo state facendo, vi soffiate il naso così circola tutto meglio. Ok? Devo accenderglielo. Allora, tutto bene, signore? A posto? Allora, adesso vi spiego per fare le micro doccette. Allora, utilizziamo questa doccetta. Utilizziamo due tubi che escono dalla parete. L'aria va centrale, l'acqua va di lato. Non potete sbagliarvi perché dall'altro lato non entra. Posizione corretta. Se inclino la testa a sinistra, narice di sinistra. Viceversa, se vado a destra, narice di destra. Ok? Dovete respirare tassativamente con la bocca. Non aspirate dal naso perché altrimenti il getto che sale è troppo forte. Vi sporgete in avanti, apriamo l'acqua, così lo sporco scende di là, la faccio provare. Per accendere si utilizza sempre il tasto centrale, anche questa dura 10 minuti. Allora, se lei si piega a sinistra, narice di sinistra. Respira con la bocca. Ok, sta in avanti, faccio partire. Va bene. Ok? Bisogna tappare l'acqua. No, devi dare la possibilità che l'acqua deve scendere dall'altro lato. Provi a sporgersi in avanti. Deve scendere l'acqua. Scende. Se vengo ti spiego. Allora, vai in avanti, se no si bagna. Sì. Ok, accendo, eh? Sì. E devo tenere la testa così. Esatto. So, quando le arriverà l'acqua, lei muove appena appena, in modo che trova il canalino per far salire l'acqua. Nell'arco dei 10 minuti lei deve alternare un po' a destra e un po' a sinistra. Sale l'acqua nel naso? Sì, praticamente l'acqua viene spinta dall'aria. Allora, questo lo mettiamo in parte. Questo l'ho aperto. Qui va bene perché lo sporco va di là. Esatto, può essere. Allora, ti pieghi a sinistra, utilizzi la narice di sinistra. Non troppo inclinato, okay. Così. Stai in avanti, se no ti bagni. Un po' più inclinato così, direzione orecchio. Sì. Allora, respiri solo con la bocca. Okay. Quando poi devi girarti di qua, cambi la narice e ti giri così ti bagni meno. Esatto, devi fare questo lavoro.
Io accendo e ti guardo farlo. Chiudo su con la bocca e spingo giù. No, devi respirare solo con la bocca. Solo con la bocca. Vado, l'acqua praticamente entra per inerzia, viene spinta dall'aria. Adesso tu muovilo un po', finché trovi il canalino che sale. Ok, vado a vedere la signora. Consiglio a tutti di venire a provare le nostre cure, vediamo i risultati giorno per giorno, la gente è contenta, ci porta amici e parenti, questa dimostrazione che le cure funzionano. Vi aspettiamo!